Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro una mia routine di pulizie giornaliere, quelle che effettuo per mantenere la casa pulita in ordine quotidianamente. Come prima cosa vedete che sto ritirando i panni che ho steso sul termosifone. Questo perché sta facendo delle giornate veramente orribili e fuori non sarebbero mai asciugati. Ovviamente per non far puzzare li stendo sempre prima fuori, poi li ritiro la sera e li metto sui termosifoni. Li vado a piegare e li riposiziono ai loro posti nell'armadio. Fatto questo, si passa subito al lavaggio dei bagni. Questa è un'operazione che effettuo quotidianamente. Vado subito a lavare come prima cosa il lavandino e tutti gli oggetti che ci sono sopra. Passo poi a pulire i sanitari, il WC e il bidet. Facendolo, diciamo, quotidianamente, tutti i giorni, basta lavare il tutto, quindi sia i lavandini, sia il bidet, che WC, insomma, tutti i sanitari, basta lavarli con un qualsiasi spruzzino, qualsiasi detergente, insomma, per il bagno e un pannetto in microfibra, perché veramente, facendolo tutti i giorni, la pulizia dura 10 minuti, non di più, è velocissima e rimane sempre tutto bello pulito ed igienizzato. Vado anche a spolverare sempre i bordi della vasca da bagno, perché secondo me è bruttissimo vedere poi i bordi sanitari pieni di polvere. Quindi panno in microfibra bagnato e vado a spolverare il tutto. Nel video non si è visto, ma precedentemente, prima di iniziare proprio la pulizia vera e propria dei bagni, avevo messo il detergente, quello apposito per il WC. Quindi, dopo che agito, lo lascio agire in genere una quindicina, 20 minuti, con lo spazzolone vado a pulire bene tutti i bordi e poi risciacquo. Passo poi a pulire sempre con un panno in microfibra bagnato, basta semplicemente un po' di acqua, ma se preferite va benissimo un qualsiasi detergente delicato, qualsiasi spruzzino, e vado a pulire le porte, proprio dove si possono depositare delle manate. Questo per avere sempre delle porte splendenti quotidianamente, senza loni e senza paciugate. Vado poi a pulire le scarpiere velocissimo, è un'operazione velocissima. Vado proprio dove si può depositare un po' di terra che cade dalle scarpe. Questi giorni poi che non ho fatto bel tempo, potete immaginare. Sempre col panno in microfibra bagnato e con magari un goccino di detergente, vado a spolverare e a pulire i mobili della casa. Questa è un'operazione che faccio in tutte le stanze. Anche sulle prese dove ci possono essere delle manate, delle ditate o semplicemente polvere.
Per i mobili dove si può depositare più polvere, tipo questo tavolino, vado prima a passare il panno elettrostatico, il piumino, in modo da non far volare la polvere, ma acchiapparla in modo perfetto. Dopodiché, se ovviamente c'è qualche manata, ripasso anche con il panno in microfibra per eliminarla. Finito di spolverare, passo l'aspirapolvere in tutta casa. Anche questa, insieme ai bagni, è un'operazione che vado ad effettuare quotidianamente e serve proprio, insomma, mantenere sempre la casa bella pulita e vivibile. Calcolate che io ho un cagnolino in casa, non so, ogni tanto sicuramente si vede passare nei video, e anche un bimbo che chiaramente, insomma, mangia, può sbriciolare, anche noi col pane sbricioliamo sempre. Quindi, ovviamente, l'aspirapolvere cerco di passarla sempre. È un'operazione che a casa mia non manca mai. Di passare l'aspirapolvere, tiro su le sedie della cucina per poi poter passare lo straccio in tutta casa. Come avete notato dai video, io non mi divido le pulizie stanza per stanza, ma preferisco fare tutto insieme, dividermela per compiti, nel senso, prima lavo i bagni, poi spolvero tutta casa, passo l'aspirapolvere in tutta casa e infine straccio in tutta casa, non divido stanza per stanza. La mia è comunque una casa non grandissima, sono 80 metri quadri, quindi riesco a farlo, mi trovo bene così. Per chi magari ha delle case con metrature più grandi, ecco, allora lì forse è consigliabile dividersi i compiti stanza per stanza, una stanza al giorno, insieme alla cucina, insieme al bagno, ecco. Poi dipende un po' dagli ambienti in cui uno vive, insomma. Io a fare tutto questo impiego circa un'oretta e mezza, quindi sono delle pulizie che faccio quando magari ho un pochino più di tempo, nelle giornate in cui non lavoro. Nelle giornate invece in cui lavoro passo sempre, sempre aspirapolvere e vado a lavare i bagni, ma magari poi mi divido i compiti, nel senso un giorno do lo straccio, un giorno faccio la polvere, non faccio mai tutto insieme perché se no non ci sarebbe tempo. Io spero comunque che questo video vi abbia portato un po' di relax, insomma, a vederlo in questi minuti, un po' di distacco dagli impegni che ci sono nella nostra quotidianità e anche tanta motivazione per la vostra casa. Un bacione grande e ci vediamo al prossimo video!